Signori, è venuto Jack! Devi vedere tour. Tournée? Jack, eri per caso in tournée? Terre tournée. Una cosa che non riesco a capire è come possono tenere gli animali chiusi in gabbia. L'altro giorno sono stato allo zoo, così, tanto per fare qualcosa di diverso. E sono stato assalito da una tristezza terribile. Tutti quegli animali che mi guardavano da dietro le spalle. E quegli occhi che un tempo furono liberi, ora attratti dal peso della prigionia. È impossibile pensare che quegli stessi esemplari un tempo correvano, cacciavano, difendevano il territorio. Mi sembrava impossibile pensare che un bambino di loro felice non ci cassa il cuore spento. Esattamente come l'hanno vinte. Ma pensa a quegli animali, non vi sentite tristissimi anche voi? Anch'io mi sento triste. Signori, Rosa ha deciso di rifarsi una vita e perciò ha deciso di rifarsi gli occhi, ma soprattutto ha deciso di rifarsi il fratello più piccolo di Jack. Signori, Gennaro! No! Giovanni! Vaga per le strade. Mangia ciò che le capita. A volte è aggressiva. Molto aggressiva. Di più. Ho detto molto aggressiva! A volte è aggressiva perché ha paura. Lei è sola e disorientata. Non abbandonarla. Un uomo ha bisogno di lei. Un uomo. Due uomini. Due uomini hanno bisogno di lei. Fatele compagnia. E siate bravi. È una campagna di sensibilizzazione. Ma da quella porta potrebbe rompere un voracissimo coccodrillo di 7 metri con l'intento di divorare tutti i posacenelli di questo studio. Un coccodrillo? Jack, tu mi fai confiance? Jack, tu mi fai gonfiare. Vabbè, tu te trompe. Tu? Tu te trompe. Ma tu te trompe. Che scoop! Vado a dire alle mie amiche! Sono storie d'amore che colpiscono. E hanno colpito anche il nostro Jack. Poverino, si è visto crollare un mito. Jack, come si sente? Fa male, fa pensare, fa piangere. Fa un culo. Quello cui abbiamo assistito è stato un bel momento di televisione. Siete d'accordo? Sì! Sono forse fatti loro? No! Sono fatti suoi? No! Sono fatti? No!